Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi come sempre vi svelerò gli eventi che si svolgeranno questa settimana sui vari giochi che normalmente vi porto sul canale. Come sempre vi ricordo di guardarlo tutto questo video, ascoltare attentamente quello che vi dirò e mi raccomando date un'occhiata anche alla sua descrizione, dando un'occhiata anche ai miei social che potete vedere anche a schermo e cliccando sulla campanella per non perdervi neanche un video che pubblico sul canale. Come sempre direi di partire da Mario Kart 8 Deluxe, il torneo di questa settimana si chiamerà Passato vs Futuro e si svolgerà il 18 aprile dalle ore 18.30 alle ore 19.30. Sarà un torneo a squadre speculare, potrete utilizzare qualunque tipo di veicolo, correremo come sempre 8 corse, potrete decidere se schierarvi con la squadra passato o con la squadra futuro. In questo caso ragazzi non vi suggerisco nessun outfit, quindi potete utilizzare qualunque personaggio e qualunque veicolo. Per partecipare a questo torneo dovrete utilizzare il codice che vedete a schermo 2656 1839 46 67. Nella descrizione di questo video potete trovare le istruzioni per utilizzare tale codice e partecipare naturalmente a tale torneo. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Rocket League, l'ultimo episodio con le partite che abbiamo giocato insieme su Nintendo Switch, lo potete già trovare online, quindi mi raccomando se ve lo siete persi andatelo a recuperare. Questa settimana sarò online il 22 aprile dalle ore 18.30 alle ore 19. Come sempre ragazzi, per partecipare a queste partite private che giochiamo insieme basta andare su Gioca Online, cliccare su Unisciti a partita privata e naturalmente inserire il nome del torneo e la password che vedete lì sopra, nome del torneo Rocket Cup e la password 12345678. Nella descrizione di questo video potete trovare l'ID del profilo che utilizzo per giocare su Nintendo Switch a Rocket League, quindi mi raccomando ricordatevi di inviarmi la richiesta d'amicizia. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Miniguns, anche questa settimana sarò online su questo titolo, sarò online il 18 aprile dalle ore 21 alle ore 21.30, quindi mi raccomando se siete interessati a giocare delle partite insieme ricordatevi di collegarvi online durante quella mezz'ora. Come sempre ragazzi tutti quanti potete entrare a far parte del mio clan, dovete semplicemente rispettare le 5 regole che vedete a schermo, soprattutto la seconda. Ok ragazzi, eccoci tornati su ARMS, anche questa settimana sarò online su questo titolo il 19 aprile dalle ore 21 alle ore 21.30. Sinceramente non mi aspettavo che durante lo scorso weekend si svolgesse su ARMS un nuovo Party Crash. Va bene ragazzi, eccoci arrivati su Splatoon 2, questa settimana sarò online 2 volte su questo titolo nella lobby pubblica, il 17 aprile dalle ore 18.30 alle ore 19 e il 19 aprile dalle ore 18.30 alle ore 19. Molto probabilmente sarò online anche per giocare insieme a voi delle partite nella modalità Salmon Run, però come dicevo già settimana scorsa vi farò sapere più avanti durante la settimana perché non so se avrò del tempo a disposizione per giocare insieme a voi anche in quella modalità di gioco. Ok ragazzi, eccoci arrivati alla fine dell'Infotime. Come sempre vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, sul mio profilo ufficiale Instagram e su recordinggame.it, una piattaforma digitale dove potete condividere i vostri gameplay. Come sempre ragazzi vi ricordo di controllare la sezione community del mio canale YouTube perché ogni tanto vi pubblico dei messaggi anche lì e vi ricordo che ogni lunedì troverete sul canale un nuovo Infotime. Vi ricordo ragazzi di cliccare anche sulla campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi video che pubblicherò sul canale. Come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui nell'Infotime. Alla prossima ragazzi!